Il nuovo governo che cosa dovrebbe fare secondo lei per il caro bollette? Per il caro bollette, aiuto. Beh, intanto aiutare le ditte, le fabbriche che hanno prezzi altissimi perché consumano tantissimo. E quindi ecco, regolare quello, dare degli sconti, delle agevolazioni, se no finisce che devono chiudere. Tanti mi dicono proviamo ad andare avanti fino a Natale, dopo toccherà chiudere se continua così. Bonus? No, non mette bonus, adesso la Meloni non credo. Non risolve i problemi. Quello e vuoi. Quindi? Quindi qua ognuno deve arrangiarsi. Dovrebbe essere più la gente che non dovrebbe più pagare, tutti quanti, perché non è un discorso di effettivo valore di quello che ci addebitano. Non è quello, è più a monte il discorso. E secondo me tutta la gente paga, in qualche maniera paga. Secondo me non dovrebbe pagare nessuno. Proprio opporsi proprio completamente, diciamo, a questo tipo di tirannia. Intanto dovrebbe mettere le bollette non come prima, però dovrebbero darci una regolata, insomma, perché ci sono famiglie che sono veramente in difficoltà. Con dei bonus, altri bonus secondo lei? Ma non lo so questi bonus, perché rattoppano all'attimo e dopo a lungo andare però non servono. Servono poco. Dovrebbe mettere un freno ai prezzi, però non è che sia una cosa che possono decidere così. Speriamo che ci riescano adesso. Quindi un tetto massimo al prezzo dell'energia e del gas? Un tetto massimo al prezzo, soprattutto per le imprese, perché altrimenti si ferma l'Italia se le imprese non vanno avanti.